Buonasera. Sorge un ragionevole sospetto, che è quello che tutto il tourbillon, il casino, diciamocelo pure, che sta succedendo in questo ultimo mese con questa finanziaria, che ogni volta viene varata e ogni volta addirittura è già passata sulla Gazzetta Ufficiale, ed ogni volta è il top, è il meglio per l'Italia e per gli italiani. Ma insomma, non può essere sempre il meglio, perché se la cambiate, quella che è stata varata, la modificate, anch'essa poi diventa il meglio. Allora qual è il meglio? Al meglio non c'è mai fine? La verità, molto probabilmente, caro il nostro primo ministro, è un'altra, che voi siete nel casino più completo, siete obnubilati, non sapete più che pesci prendere, e secondo me tutto ha un'origine ben precisa e certa, la data del 31 maggio del 2011, quando il centrodestra perse le elezioni amministrative e il referendum. Tutto il vostro disgregamento è nato da quel momento lì. Lei dichiarò in quel momento: gli elettori preghino Dio perché si pentiranno di aver votato, non aver votato per lui. È vero, gli elettori si stanno pentendo, anche quei pochi che dettero il voto a lei se ne stanno pentendo. A un'eventuale successiva altra elezione lei perderà anche quelli. Perché? Perché non si può capire, non si può giustificare come lei ogni volta che va in televisione dopo queste riunioni tipo setta segreta in casa sua del Consiglio dei Ministri tira fuori un sorriso stereotipato, ormai veramente e sinceramente fa piuttosto piangere, e dice: il governo è coeso, la maggioranza è coesa e questa riforma, abbiamo fatto il top, il meglio ancora una volta. Poi si legge, salta la norma sulle pensioni, salta quella sull'ipotesi dell'IVA, e i piccoli comuni sono tornati nella pace e nella tranquillità, quelle famose regioni che lei aveva pensato di annullare, le regioni, le province, nulla, sono lì tranquille e serene. Ma insomma, in poche parole, quando uno, l'ottimismo, come sostengo io, non è da premie, l'ottimismo è del disperato che gioca all'enalotto, che gioca ai cavalli e spera con un biglietto, con pochi spiccioli, di risolvere i propri problemi. Nel caso di un premier, lasci stare l'ottimismo, lei deve semplicemente essere realista, e col realismo di un premier serio lei dovrebbe trarne le conseguenze e far festa, montare, salire al Quirinale e dire: caro il mio napoletano, ho fallito, mi dispiace, e quindi rassegno le dimissioni. Arrivederci. A proposito, l'evasore, c'è il rischio del carcere, ma se voi attuate questo provvedimento, gli evasori arrestati, intorno a lei ci rimane sì e no due o tre cani e forse qualche gatto. Arrivederci.